Venendo al tema di oggi, sì. Si sta per concludere questa settimana dedicata, diciamo, al mare, al tema del marittimo e del navale. È un settore che ha accusato il colpo con il Covid, il porto di Napoli di conseguenza, diciamo, si ha rallentato le sue attività. Difficile dire chi non abbia accusato il colpo, chiaramente questo è uno dei settori che l'ha accusato maggiormente. Se pensiamo solo a dove era arrivato Napoli con le crociere, che le avevano addirittura portate quasi a una al giorno, era un continuo, tant'è che avevamo addirittura un problema di abbondanza, che si ponevamo il problema di come il porto potesse accogliere tutto questo. Oggi c'è un'immagine completamente diversa, ma la stessa contrazione sia nella cantieristica, sia nelle merci, ma questo attiene a quelle conseguenze che la pandemia mondiale sta provocando sul commercio, sulla navigazione, sugli scambi. La notizia buona è che vanno avanti bene i lavori anche qui sul molo Beverello, tant'è che si è scoperto anche il porto borbonico, quindi almeno delle cose buone stanno andando avanti, in modo che appena sarà terminata la fase critica di questa pandemia il porto di Napoli sarà ancora più bello e più attrattivo e riprenderà gli splendori che avevamo fino a poco tempo fa. Però come vede, anche il fatto che siamo qui, anche il porto non si ferma, continua a progettare, continua a lavorare, e credo che anche Napoli abbia dimostrato in questi mesi, anche nei momenti più difficili, che non ci siamo fermati, così come non ci stiamo fermando adesso, che è un momento particolarmente difficile per la Campania e per la nostra città.